consapevolezza che avrei avuto altre occasioni per rifarmi, quelle occasioni che mi ha dato mister Marcello Lippi. Tu hai tutte le qualità per diventare un leader, mi disse un giorno durante il primo ritiro col Napoli. Lavora sodo e vedrai che diventi un campione assoluto. Ho voluto credere a quelle parole. E in quell'allenatore nato come noi in un posto di mare, perciò abituato a sognare guardando l'orizzonte. Insieme avremmo fatto grandi cose, ne ero sicuro. E chi se lo scorda il primo campionato da titolare? Io, Pecchia, Sbrizzo, Imbriani, un gruppo di guaiuncelli a cui avevano chiesto di bruciare le tappe. Dovevamo crescere in campo e affidarci a Ferrara, Di Canio, Fonseca, solo in caso di necessità. Raggiungemmo l'Europa e la mia mente visionaria già immaginava i successi con la maglia azzurra e magari pure una fascia da capitano al braccio. 15 calciatori e un allenatore protagonisti della Serie A. Storie racchiuse nell'ultimo libro di Paquito Catanzaro, Generazione 73. La presentazione si è tenuta venerdì scorso al Teatro La Giostra in Via dei Naviganti, introdotta con una lettera tratta dal libro scritto dal campione del mondo Fabio Cannavaro. E arriva così l'estate del 2006, quella che, volente o nolente, nessuno dei due riuscirà a dimenticare. Della Coppa del Mondo che abbiamo vinto contro la Francia si è detto tanto, o forse no. «Ce l'ho fatta, Paolo, ce l'ho fatta!» ti dissi al telefono una volta rientrato in albergo. Era notte fonda, ma figurati se tenevo voglia di dormire. Stavi sveglio pure tu, e non vedevi l'ora di sentire quel fratello maggiore che t'aveva reso così orgoglioso. «E come stai tu?» ti domandai, preoccupato perché la telefonata che potesse diventare lunga, un lungo monologo autocelebrativo. «Sto buono», rispondesti, «vai a festeggiare, poi ci sentiamo con calma». Sono 16 ragazzacci che quest'anno compiono 50 anni, hanno in comune il fatto che tutti quanti loro sono stati protagonisti della Serie A, 15 calciatori più un allenatore che è Paolo Fonseca, compiono mezzo secolo e hanno tanto da raccontare. Qualcuno è arrivato a livelli incalcolabili, tipo Fabio Cannavaro su tutti, Cristian Vieri, Filippo Inzaghi, altri calciatori che magari non hanno vinto chissà che cosa, però hanno qualcosa da raccontare. Un viaggio non solo nel mondo del calcio, ma anche affrontando avvenimenti che riguardano la politica, il cinema, la musica e la cronaca. Insieme all'autore sono intervenuti anche Agnello San Marco ed Aurelio Raiola. Tra i giocatori che hai intervistato, quali ti ha colpito di più? Allora, mi ha colpito sicuramente Gennaro Iezzo, motivo primo perché è stato il portiere di quello che è il Napoli che sento più vicino, quel famoso Napoli che partì nel 2004 dell'era De Laurentiis e scese addirittura in Serie C1 rinunciando alla Champions. Un'altra storia meravigliosa è quella di Alessio Scarpi, che ha avuto una carriera normalissima, nel senso che il picco massimo è stata la salvezza col Cagliari, ma a proposito di salvezza lui ha salvato la vita a un calciatore, Gianluca Grassadoni, e quando lo ha raccontato al telefono mi sono venuti i brividi, perché lui l'ha raccontata come se fosse la cosa più normale del mondo. Mi dice: in quel momento non pensi, c'è un compagno in difficoltà e tu vai a soccorrerlo. Una cosa del genere non poteva non essere raccontata. Abbiamo beccato questo pretesto dei 50 anni per celebrare un eroe dalla faccia comune. Nuovi libri in programma? Per il momento mi godo questo, anche perché è veramente fresco di stampa e comincio un po' a girare l'Italia e soprattutto mi avvicinerò alle scuole, che è la cosa più bella che possa esistere. Poi sto già iniziando a scrivere un libro successivo, ma per scaramanzia non dico ancora nulla. Felice di festeggiare con te tutti questi traguardi raggiunti e questi primi 50 anni fatti di sacrifici, sorrisi e sogni da realizzare in mezzo al campo. Con affetto, tuo fratello Fabio.